ma ha visto una partita di primavera, Milan-Inter. Ha visto e ha chiesto al Milan un terzino. Ma te mica, dove facevi Inter? No, dopo dobbiamo parlare. Te facevi il trequartista? Ma da piccoli, come Buffon, anche Buffon faceva il centrocampista da piccolino. Oh, iniziamo. Io sono allenatore della Juniores regionale qua a Bollate. Quest'anno mi ritrovo a dover gestire un gruppo numeroso. Come posso essere un allenatore migliore per i miei ragazzi e per me stesso? Secondo me l'unica cosa che posso dire di sapere è che per essere un bravo allenatore devi essere tu il primo. Devi essere il primo a dare un buon esempio. Certo, assolutamente. Non ci sono leggi scritte per dire cosa devi fare, cosa non devi fare. Cosa hanno sbagliato con te che ti ha dato fastidio? E cosa hanno fatto bene con te? Ogni persona, ogni bambino, ragazzo, ogni persona è diverso, siamo tutti diversi. Perché magari a te ci sono ragazzi che a te magari caratterialmente sei forte, un mister che ti provoca, tra virgolette ti rompe, ti stuzzica, ti fa crescere, cioè te ne sbatti, crescono ragazzi che magari si chiudono ancora di più e non esprimono più il loro... Quindi comportarsi con ogni ragazzo in maniera diversa. Devi conoscere i ragazzi, devi conoscere i ragazzi e ti devi rapportare in maniera diversa. C'è magari uno che gli puoi urlare se ne sbatte, anzi lo motivi. C'è un ragazzo magari devi comunicargli. Devi cercare sempre quella chiave per arrivare a loro. Che non è questa, cioè, purtroppo non sono leggi scritte, è una cosa difficilissima. E poi una cosa secondo me importante è di farli prima di tutto divertirli, sono lì per divertirsi. Poi dipende, poi parliamo magari dai bambini, insomma. Dipende che categoria poi. Cioè, magari inizia l'adolescente, inizia a diventare nell'ottica dei professionisti. Quindi se potessi darmi una percentuale, quanto un buon allenatore può influire in un percorso di crescita di un ragazzo che come te per esempio è stato dilettante fino a 17 anni sì. Ed è arrivato alla Serie A. Quanto, cioè, secondo te il mister, raccontaci la tua storia. Influisce tanto il mister, l'allenatore influisce. Però devi essere sempre, se ognuno di noi, dentro, quanti li abbiamo conosciuti forti da bambini? Tantissimi. E il problema è dentro ognuno, quanti sentono storie, non aveva la testa, sembra un po' frasi fatte, però ognuno di noi deve cercare dentro di sé la voglia di, non deve mai mollare di testa, sempre io per questo arrivare. So che non sarei mai potuto arrivare, per questo lo so, perché io non avevo quella forza che forse adesso come adulto, da ragazzino, cioè mentalmente io non riuscivo a reggere le rotture di coglioni, le bestemmie. Una roba che fa sempre pesato. Questo anche a me c'è stato un anno che trovi allenatori che ti mettono in filotta, anche questo, ma sei ragazzino, sai quanti pianti ho fatto. Però dopo da lì contavo il pallone, ti diverti, vai perché ti piace, hai lì, cioè di testa non molli mai. Quante volte sono andato all'Aldini, no? Aldini è società forte e quindi giustamente ci puoi giocare o non giocare, anche se siamo tutti bravi. E quindi lì proprio lì inizia la prima difficoltà, come tu mi dicevi prima. Tu dicevi, io prima giocavo sempre. E il primo anno scaldavo la panca, sì. E dopo scaldavamo la panchina. E dopo non è... E da lì dice, ok. Però cazzo, tu nonostante quell'anno... Io mi sono messo sempre dentro, anche tipo dopo gli allievi, sono andato al Milan. Tanto per Mr. Walter Tadecchio, diciamo. Devo dire solo grazie a lui. Parlando del mister. Solo grazie a lui. Ecco, lui secondo me lui è un ottimo allenatore. Lui è un ottimo allenatore perché... riesci sempre a tornare alla chiave con qualsiasi persona. Lui infatti... Quindi, tornando alla domanda di prima, secondo te un allenatore... influisce tanto. Quanto? Per arrivare a quello che... per arrivare al Mario Salpini di oggi, a questo. Tanto, però... tanto non troppo, perché poi c'è anche la... cioè, se non avessi trovato mai lui, in quel momento là... Forse non lo so, forse... quindi diciamo che quello che usai di Dora è stato visto. Sì. Lui è poi è tutta roba tua, ovviamente. Certo. Però... poi lui ha creduto tanto in me, lui ha creduto tanto, infatti un portato a Milan e fai conto dalla Beretti, io dagli allievi da Aldini, sono dal Beretti a Milan, in primavera l'anno dopo, anche lì erano tanti, e
ero sotto metà, sai che in primavera poi sì, c'è sì. Il fuori quota, c'è da lì, il primo anno di primavera non giocavo, cioè ero in tribuna, molte volte all'inizio dell'anno ero veramente in tribuna, con stroppa, panchina, non giocavo, però, cioè, sti cazzi, nel senso, lavoro sempre, poi mi ha dato appena, ti devi far trovare, c'è la prima opportunità di far fare pronto. Un'altra possibilità, perché poi la ruota gira, hai sempre un'opportunità per farti vedere. Cosa direste ai miei ragazzi che a 17 anni sono abbollate? Sembrano fasi fatte, però mai smetti di sognare, perché tutto è possibile. Perché veramente, a dirlo, io ero a 17 anni, gli allievi 16-17 anni a Laldini. Dopo andare in Beretti, dopo ti diceva come cioè. Solo tu e Paio ce l'avete fatto. Vabbè. Era uno squadrone quello là. Forte, io ero più scarso. No, no, era fortissimo. Non sto scherzando. No. Yeah. Aldini, infatti, che lì non è facile arrivare in una squadra con tutti due ragazzi giovani, forti, giocare. E lì poi c'è l'età, tutta critica, magari puoi urlare di testa. Magari ti Se si sente sempre dire le frasi fatte sono: io ero fortissimo, poi ho conosciuto la figa. Oppure no, io minchia da piccolo ce n'era per pochi e non mi sono fatto male al ginocchio. Oppure non avevo la testa, no. Però sai cos'è, anche lì però, a prescindere dalla natura, adesso sul campo influisce, però poi influisce tanto la vita esterna, nel senso la vita esterna. E infatti te sei uno dei pochi che ti sei sistemato. Io alcune volte non hai fatto tanto la vita da calciatore. No. Vita fuori esterna, molte cose dicevo sempre di no, infatti era brutto dire agli amici, dicevo, Mario esci il... Dicevo no, cioè, ti sei, quante diciamo volte, che... noi da piccolini non è che andavamo, cioè da piccolini non vai in ritiro, non vai in albergo. No, abbiamo fatto poche volte, mi ricordo la... cioè, quando ricordo la terminale a Sardegna. Perché lì c'era il torneo, la fase finale, quindi dovevi per forza partire il giorno prima. Però molte volte giocavi la domenica mattina, il sabato sera, ero a casa, ero qua. Quindi sacrificio. Quello ci vuole sicuramente. Se dobbiamo dire 5 cose, cosa metteresti in ordine di importanza per arrivare dove sei arrivato te? 5 cose, 3, quante vuoi tu? Sicuramente sacrificio, mai smetti di sognare, veramente sono due componenti, è la voglia sempre di arrivare. Cioè sono due componenti e non mai smettere di mancare nella singola persona. La voglia mai di migliorarsi, sai quanta gente... Tu dici che sei arrivato in Serie A, ma cioè, non smetti mai veramente di imparare, quindi stai sempre lì allenato. Ecco, a proposito di questo. Devi sempre migliorare. Io che cerco di essere nel limite del possibile il miglior esempio e il miglior anche mister per i miei giocatori. Da difensore. Poi parlando della cosa sul campo proprio. Cosa mi consiglia a me su cosa consiglia a me di battere per migliorarli e su cosa consiglia ai miei ragazzi di insistere per migliorarsi. Ti faccio un esempio: io ho cominciato a parlare tanto di tattica solo da allenatore, fino a quando ho giocato non ci ho mai capito un cazzo mai. Ed è una cosa che io da allenatore vorrei trasmettere ai miei ragazzi. Quando sei giocatore non ci pensi. Non sei allenatore, tu devi pensare a 20 persone, 20 ragazzi, pensare. Come la vedi tecnicamente? Cioè nel senso, su cosa devi lavorare tanto un difensore per arrivare al top di se stesso? Ma intanto allora, questa è una cosa anche come diciamo nel corso, come ci hanno detto sempre. Parti dai bambini fino ai ragazzini, sono tutte cose diverse. Al bambino devi lasciarlo libero, perché il talento deve esprimersi, non puoi tra virgolette già impostarlo con il 3-5-2, il 4-3-3 oppure mettiti a 3, cioè sì, ti metti un attimo in campo ma poi devi lasciarli liberi di esprimere il talento, cioè uno migliora, cioè, un difensore lo imposti nel senso accorcia liste, gli fai capire, però dopo la lasci libero, cioè, quindi devi imparare che i fondamentali li devi dare ma poi devi lasciarlo libero. I bambini lasciare liberi, secondo te quindi gli dai la tecnica, gli imposti eccetera, ma devi lasciare liberi di esprimere, perché loro sono dei computer dentro, hanno sempre, cioè quando imparano. E
cosa ne pensi sul fatto della specializzazione del ruolo? Cioè, secondo te è giusto che si da piccoli, non so, faccio un esempio, Mario Sampieri sia sempre difensore, oppure secondo te per avere una formazione totale dovrebbe essere, non so, un po' attaccante, un po' centrocampista, un po' difensore, per capire un po' di tutto e capire come anche orientarsi in campo, perché il calcio sta diventando un po' totale, nel senso, per esempio ricordo, quest'anno ho visto in finale di Champions League giocare Marquinhos, che fino a un anno fa era difensore centrale, centrocampista centrale da play, facendolo anche bene, e poi l'esempio di Lam, magari giocatori a fine carriera, ricordo Migliaccio, da centrocampo passato difensore centrale. Questo fa parte del. Secondo te è importante, diciamo, dare da piccolini, quindi scuola calcio, un approccio, diciamo, più totale al calcio, invece che specializzare. No, infatti, sì, infatti, ai ragazzi, ai bambini non sai mai che ruolo dargli. Quindi poi l'allenatore sta lì a capire che ruolo può fare, quindi magari fai, tra virgolette, capisci un po', quello lì è bravo a dribblare, lo metti davanti. Bravo a difendere, lo metto un po' più dietro. Poi come negli anni si trasforma e capisci dove posizionarli, se puoi farli girare meglio ancora, perché capiscono ancora di più. Tanta roba. Io, per dirti, io sono partito da piccolino che nella scuola calcio ero difensore, poi sono diventato centrocampista, ho fatto fino agli allievi, mi ricordo, centrocampista centrale, sì. E poi ho fatto qualche volta nel difensore centrale e dopo è arrivato al Milan. Ma secondo me è più forte. Poi dopo il livello si diventa, cioè ti allinea agli altri. Poi dopo al mio sono diventato difensore centrale e terzino. Quindi proprio partendo dalla tua esperienza. Adesso proprio io faccio, cioè allenatore mi metto ovunque. Però è una caratteristica mia, sono stato bravo. Quindi tra le caratteristiche di prima aggiungiamo la duttilità. Sì. Perché uno capisce dove. Ah, quindi è passato la prima fase, che è quella del settore giovanile, arrivati nel settore agonistico, dove diciamo qua forse un po' più dell'età precedente, prima non conta proprio, secondo me, non conta niente, la vittoria si aiuta magari nell'autostima, però non dovrebbe essere ricercata come obiettivo del settore giovanile, ma arrivati nel settore agonistico, quindi attività agonistica, allievi, eccetera. Anche la vittoria nel settore giovanile. Vero che non. Però tutti i bambini vogliono vincere. Esatto, però anche quello di fare. Non deve essere. No, una... deve essere. No, no, assolutamente. Secondo me. Cioè, la vittoria è importante per crescere. No, sì, assolutamente. Però secondo me anche la sconfitta è importante per crescere. Assolutamente. Ed è come si reagisce alla vittoria e alla sconfitta. Cioè, se secondo me si fa passare un messaggio che vittoria e sconfitta servono entrambe per crescere. Cioè, io ho sempre avuto un brutto rapporto da allenatore di ragazzini con i genitori, perché quello è un tema. Piuttosto che ricercare la vittoria a tutti i costi, nel senso, la vittoria a tutti i costi ti porta, faccio un esempio, a sparecchiare, mettere l'angolo forte davanti nell'uno contro uno magari e a vincerla. Però questo è un errore, cioè... Vedi? Ah, quindi se io do come obiettivo la vittoria, quando non vinciamo. Ah, no, io dicevo no, nel senso, dicevo i bambini. Cioè, secondo me è più importante per me, poi dimmi la tua, per me, anche a costo di sbagliare, farli abituare alla pressione. Quindi, magari, non so, faccio un esempio: a costo di essere pesante, costruire da dietro anche sotto pressione, ricercare anche dietro, magari l'uno contro uno per uscirne fuori. Cioè, perché io mi ricordo da piccolino, uno dei miei primi miss diceva: ragazzi, davanti alla porta non si dribbla, piuttosto la butti via. Però io invece mi rendo conto che da allenatore io sto cercando di fare un'altra cosa, nel senso, per me è importante che per crescere ci si misuri sia con la sconfitta e sia anche con la paura di sbagliare. Infatti proprio questo hai detto tu, devi farli crescere, cioè devi farli, prima devi insegnarli, devono imparare anche a dribblare ovunque, cioè nel senso che quella è la base, poi la tecnica, lo stop e il partire da dietro con la palla sono fondamentali, anche se arriva il gol chi se ne frega, intanto superata questa prima fase crescono. Tu cosa diresti a un ragazzo che arriva a 15 anni e sai com'è in adolescenza, hai anche altri pensieri oltre al calcio, quindi secondo me è l'età più difficile, e quest'anno io secondo me ho a che fare con l'età forse più difficile,
che è la fascia 16-19. Quello è terribile, perché hai svago. Cosa diresti a loro? Cosa diresti ai ragazzi? Che se vogliono veramente fare i calciatori devono sempre... Purtroppo bisogna fare anche dei sacrifici. Io non dico per forza che tutti devono diventare calciatori, ma comunque ti faccio un esempio, cioè diventare meglio di se stesso, nel senso se tu sei un giocatore da promozione, che tu raggiunga la promozione, se sei un giocatore da prima, cioè il mio obiettivo è che a questa età qua non devo far perdere a questi ragazzi la voglia di giocare a calcio. Esatto. Loro non devono mai perdere la voglia di giocare, perché al di fuori c'è tantissimo svago. Poi molti ragazzi purtroppo dicono, vabbè, ma io cioè, sono dei dilettanti, come faccio ad arrivare? Sì, ci arriverò, sai come? Tutti fanno così, allora prendono un po' come sotto gamba questa cosa qua. No, intanto faccio un metodo, mai fargli perdere la voglia di giocare, perché se perdono la voglia di giocare vengono lì al campo solo per perdere tempo. Invece questa cosa... Uno intanto deve amare il calcio, se gioca a calcio in una squadra che sia dilettante, che sia professionale, comunque deve voglia di giocare a calcio. L'allenatore deve essere bravo, come hai detto te, a trasmettere sempre quella voglia lì di venire al campo con il divertimento. Quindi torna al discorso prima, tecnico, squisitamente tecnico. Cosa dice i miei difensori? Cosa devono cercare di fare tatticamente e tecnicamente per, secondo te, fare quello step successivo? Perché io sono convinto che si possa migliorare qualsiasi età. Si deve migliorare, dipende cosa cerchi, nel senso se devi lavorare la difesa a 4, devi lavorare sull'uomo, sono tante componenti. Ma no, proprio io intendo proprio i principi, nel senso palla coperta, palla scoperta, posture, orientamento. Dipende in che situazione. Ovvio che se a squadra schierata c'è la palla scoperta, metti bene col corpo, soprattutto se è in diagonale, e scappare. Quella è... Cosa sono le... uno contro uno, come le affronti? Dipende che... Faccio un esempio, in Canada si è trovato davanti a un giocatore. Non è facile fermarli. Cosa pensi? Devi trovare il loro punto debole, ecco. Un allenatore mi dice sempre, cerca il male minore. Nel senso, trovo un difensore, mi punta. Trovo un attaccante che mi punta, un esterno. Che è destro... Cerco di mandarlo sul sinistro, stupidaggine, poi dipende da rispetto alla palla, come ti posizioni? Dipende dalla situazione, se trovi un giocatore veloce, cerco di limitarlo, di non mandarlo subito in velocità, magari più veloce di aggredirlo subito e di impattarlo all'inizio. Certo, trovi un giocatore che è mancino, fortissimo, va solo sul mancino, mandalo sul destro, cioè sono tutte componenti che... va in base a chi hai di fronte. Una cosa che ho rubato sempre io è l'uno contro uno, cioè quando tu hai la palla davanti e lo vuoi portare a destra, come ti metti? Per esempio, lo vuoi portare a sinistra, cioè rispetto alla palla, ecco, la il riferimento è la palla. Intanto guarda sempre la palla, ok, e dopo portarlo dove vuoi portare, con la postura ti metti internamente alla palla. Esatto, sì. Quello sono tutte cose, beh, lo sai meglio di me, Tu hai avuto maestri? Qual è l'allenatore che più di tutti ti ha insegnato queste cose? Cioè, che secondo te quello che ti ha fatto crescere più di tutti a livello tecnico e tattico, e quello che più di tutti ti ha fatto crescere a livello mentale? L'allenatore, siccome tanto, come ha trasmesso tanto, era cioè, De Becchi, il nostro giovanile, e per me è stato uno dei migliori. Cioè, mi ha detto, per me è come se, tra virgolette, come se fosse un padre, mi ha portato a fare la carriera che sto facendo. Però poi ogni allenatore ti trasmette qualcosa, tu devi cercare di capire, di apprendere la cosa migliore, e sempre ogni allenatore ha una cosa diversa. Faccio un esempio, da De Vecchi c'era il secondo Calbiati, che sulla tecnica, cioè tutti gli elementi, prima tu stop, passaggio, stop, quella è la base, per i bambini stop, passaggio, il dribblare, cioè, sono cose che importantissime, che impari tantissimo, sembra una studia da facendo tutti i giorni. Dopo lo stesso Stroppo, lo stesso Marino, sono allenatori che prediligono di giocare a calcio. Hanno lo stesso Brocchi. Sono allenatori che trasmettono un sacco. Poi ho detto, nel settore giovanile è totalmente diverso. De Vecchi è stato un top, secondo me, è un top tuttora di allenatori. Fa veramente crescere tanto i ragazzi. Poi trova la chiave giusta. Poi sembra brutto magari tralasciare altri allenatori. Però ogni allenatore ti trasmette qualcosa, anche lo stesso Monterosso abbiamo avuto insieme. Ogni allenatore ti trasmette qualcosa.
sempre la sua caratteristica. Che... poi una quindi cosa... mentalmente tutti ti hanno aiutato, cioè non ce n'è uno che più di tutti ti ha detto io posso farci a diventare un giocatore di Serie A. No, una cosa che cioè, un allenatore che non mi ha mai detto di credere in me stesso è De Vecchio, mi ha sempre detto vai, vai, cioè, quindi tu diciamo che De Vecchio è proprio il, sì, il tuo, cioè, padre, sì, tuo padre, sì, nel senso che lui mi ha fatto tanto crescere. Non per forza bisogna partire dall'alto per arrivare, no, cioè, no, ma tutti la storia è piena di ragazzini che sono tutti partono dal basso, dal niente. Oh, Mario. Infatti ho detto l'importante è crederci sempre e poi bisogna sempre aiutare la società piccola, ecco, quello che si può. Ero sicuro che chiamandoti ci avessi aiutato. Adesso devo finire l'intervista, se posso io vengo appena d'estate, io d'estate sono più libero essendo qua, sai, io vorrei fare tipo anche mica, infatti adesso ho preso il patatino a forte, mi piace parlare, cioè, mi piace intanto fare qualche esperienza, perché anch'io ok, siamo stati nel giovanile, però da allenatore totalmente diverso. Grazie Mario. Grazie a te, è stata bella chiacchierata. Abbiamo già finito?